Lei parte da campione del mondo. Che cosa è cambiato in lei? No, sono sempre uguale. Gli altri però sono cambiati, voglio dire che sono cambiate le loro macchine, sono più forti, è così? Tutto da vedere perché tutti hanno lavorato molto finora, abbiamo visto delle prove in Francia, abbiamo visto prove in Sud America, ma niente di conclusivo ancora. Può fare il nome di un pilota che considera, almeno sulla carta, il suo avversario più difficile? Ma ci sono molti, i soliti che vedo io saranno... ho visto che durante queste prove in Sud America, per esempio, la McLaren proprio è saltata fuori come una macchina estremamente competitiva, e allora diventerà un Watson molto competitivo, io vedo. Vedrò il Scheckter con la Ferrari, perché anche loro stanno lavorando molto sodo. Vedo piloti come Lauda sicuramente lì. Carlos Reutemann come mio compagno di squadra, ci sono altri. Qualche anticipazione sulla nuova Lotus che piloterà quest'anno? Ma questo, la nuova Lotus però non salterà fuori fino verso la stagione europea, diciamo in aprile. Difatti non credo che la prima macchina da provare sarà proprio pronta fino alla fine di febbraio. La Lotus è stata la macchina, come dire, più copiata, a cominciare dalle discusse minigonne. Che altro avete escogitato quest'anno? Ma la nuova sarà molto diversa da questa attuale. E se la macchina funzionerà nel modo che speriamo, allora vedremo che anche quelle altre che hanno copiato saranno un po' antiche. L'autodromo di Monza è sotto processo. Anche lei è fra gli accusatori di Monza? Io l'ho detto sempre che le caratteristiche della pista di Monza sono assolutamente accettabili per conto mio, dal punto di vista di sicurezza. Si può correggere facilmente il problema di quella del rettilineo principale, dove è molto largo, dove devi proprio infilarti in un imbuto quando incominci la pista stradale, ma sono sicuro che una cosa così sarebbe molto facile a raddrizzarla. In bocca al lupo, Mario, sportivamente. Grazie mille. Vittorio, sei d'accordo con Andretti per quanto concerne le macchine, i piloti e soprattutto sulla pista di Monza? Beh, per le macchine ha già detto tutto Mario, hanno copiato la Lotus o perlomeno hanno cercato di sfruttare le idee a Lotus per fare una macchina competitiva come è stata la Lotus. Se la Lotus avrà studiato ancora qualcosa di nuovo lo vedremo, come ha detto Mario, e speriamo di no. Io non credo che sia tanto facile migliorare una vettura come è stata fatta la Lotus quest'anno, cioè l'anno scorso. E per quanto riguarda la pista di Monza, visto che l'incidente è successo a Monza, si può incolpare solamente del ritardo che ha avuto l'incidente, perché purtroppo erano già due o tre Gran Premi che succedevano incidenti di tamponamenti o di toccate in partenza, come a Zelve, come in Olanda, eccetera. A Monza è successo un po' più grosso. Parliamo ora dei piloti. Tu hai intenzione, a 41 anni, di riprendere in pieno l'attività agonistica. Non vuoi continuare ad essere il padre putativo dell'Alfa, hai un contratto con l'Alfa, ma gareggerai su questa nuova vettura, l'Alfa Alfa. Ma io spero molto presto. Avete già deciso quando presenterete questa nuova vettura? No, questo non sta a me decidere. Penso che l'Alfa la presenterà molto, molto presto. Io so che dovrei incominciare delle prove partendo appena il tempo permette, quindi credo domani, se il tempo permetterà. Ecco, il tempo è magnifico. Senti, quest'Alfa dovrebbe essere affidata a piloti italiani, a te e a Giacomelli, proprio per distinguersi dall'Alfa Brabham, che ha quali piloti Lauda e il brasiliano Piquet Nelson. Ma io ho un contratto Alfa e sono sicuro di me. Per Giacomelli io mi auguro che l'Alfa Romeo dia la macchina a tutti i piloti italiani, non per far
per portare bene sia a me che agli altri. Ecco, si è parlato tanto di questa minigonna che non ha niente a che vedere con le gonne corte delle signore. Puoi spiegarci in termini facilmente comprensibili di che cosa si tratta? Praticamente la Lotus è stata definita la wing car, cioè la vettura ala per sfruttare l'effetto suolo. Esatto, la minigonna serve a creare una depressione sotto la macchina in modo che le ale che ci sono sopra la macchina abbiano più pressione sull'aerodinamica, cioè man mano che aumenta la velocità la macchina viene più schiacciata verso terra. Ecco, la depressione che tiene schiacciata la vettura con il tubo Venturi, cioè aumentando la velocità diminuisce la pressione. Esatto, praticamente. Esatto. Ecco, tranne la Lotus, tutte le altre macchine sono nuove quest'anno. È un handicap o è un vantaggio? Perché è cambiata la formula del campionato. È cambiato come poter vincere il campionato, non la formula è rimasta questa. Cioè è cambiato il punteggio. Esatto, il punteggio, hanno fatto due campionati, 8 gare prima, 8 gare dopo, bisogna avere le gare migliori nelle prime o nelle seconde gare, quindi permetterà ai tecnici e ai piloti, spero, di potersi prima preparare la vettura e poi puntare a delle gare vincenti nel secondo campionato. Ecco, praticamente questo nuovo punteggio consente di premiare più i piloti vincenti che i regolaristi tipo Lauda. Giusto. Senti, qui c'è una notizia di auto, un'altra, confermandosi uno dei migliori, se non il migliore pilota di Formula 3, l'italiano Teo Fabi, ha vinto le due prove in programma oggi ad Auckland, in Nuova Zelanda. Fabi, nettamente primo nella classifica internazionale, ha vinto finora tutte le gare a cui ha partecipato. Un tuo giudizio su Fabi, cioè è realmente bravo questo ragazzo o ha pochi avversari là in Nuova Zelanda? No, ha molti avversari perché ci sono dei piloti dentro che corrono, hanno corso già in Formula 1, quindi della gente che sa cosa vuole. Fabi, oltre al merito suo, perché per andare forte in macchina e vincere delle gare bisogna saper fare qualcosa, ha inoltre anche una macchina vincente che è la Marsh dell'anno scorso, che ha vinto il campionato europeo, Bruno Giacomelli, quindi è facilitato per questa macchina che era già puntata alla vittoria come era la Lotus l'anno scorso. Grazie Bambile, arrivederci a presto dopo le tue nuove prove. Grazie.